Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Dove vi voglio portare oggi? Vi porto nel cuore della Maremma, per l'esattezza a Bibbona, Cecina, all'interno dell'agriturismo Nonna Stella. Quello che vedete alle mie spalle è una delle piazzole dove vedete il mio camper, dove poter soggiornare. Sono veramente, veramente grandi le piazzole, molto ben attrezzate, con ombrellone, il lavello in fondo, il barbecue e un sacco di spazio. Questo vuol dire che anche le caravan, come vedete in questi termini, hanno spazio da vendere per la veranda, per metterci anche eventualmente la tenda dei ragazzi, un igloo. L'agriturismo ha la particolarità di avere a disposizione dei propri ospiti un orto dove al mattino si può, o durante la giornata, si può andare a prendere quello che si vuole mangiare a tavola. Non ci credete? Guardate, è quello qua alle mie spalle, questo è l'orto ed è a disposizione degli ospiti. Ovviamente dentro l'agriturismo c'è la piscina. Vi segnalo che il giovedì sera c'è un bellissimo buffet dove si possono mangiare tutti i prodotti della terra e dell'agriturismo che produce. Ha un costo di 15 euro a testa e un po' meno per i bambini, mi sembra 12 euro. I bagni hanno ovviamente doccia con acqua calda, gratuita, e poi c'è la parte comune dove invece esistono lavandini, lavatoi e lavatrici ad uso appunto comune, dove la lavatrice si acquista invece il gettone all'ingresso della struttura. In questo momento è il mattino e ovviamente passa, tra un po' lo vedrete, questo piccolo trattorino che è quello che va a recuperare l'immondizia da singolo della piazzola. Ogni piazzola ovviamente è attrezzata di carico e scarico dell'acqua. Fate bravi, ci vediamo al prossimo video. Ah, dimenticavo, da Nonna Stella è possibile anche provare il glamping con delle maxi tende molto molto eleganti, oppure piccoli bungalow in una zona che voi vedete alle mie spalle adesso là dietro, nascosta. Inoltre, qui sempre alle mie spalle, dietro gli ulivi, invece c'è il bar. Fate i bravi! Buongiorno! Buongiorno! E così, voi siete in campagna e arriva il trattore. Fate i bravi, ciao a tutti!